Allora, con noi anche Nino Fazio, dirigente della Regione Med per Interforze Città di Mani. Allora, Nino, tutto, buongiorno e benvenuto con noi, e grazie per averci dato l'opportunità di intervistarti. Una partita, insomma, della Regione Med secondo me non ha brillato sicuramente, forse sinceramente qualcosa l'avrebbe meritata in più, però credo che poi alla fine una questa squadra si vede anche per queste cose, che anche quando gioca male riesce a fare bene lo stesso. Ecco, qual è il tuo parere su questa partita? Abbiamo palesato quello che è un nostro limite, cioè quello di non riuscire a gestire una gara nel momento in cui andiamo in svantaggio. Ci è successo a Isola Capo Rizzuto, dove non siamo riusciti nemmeno a risollevare la gara con un pareggio. Oggi stava accadendo appunto questo: nel momento in cui siamo andati sotto di una rete, ci siamo un attimino disuniti. Poi il valore in campo dei nostri calciatori e la voglia, insomma, di dimostrare di essere lì in alto alla classifica, ci ha permesso di cercare di riprendere un attimo in mano la gara. Gara che non è stata bellissima, squadre lunghe ad un certo punto del match, però insomma l'importante è stato quello di riuscire quantomeno a non perdere e prendere questo punto, che è veramente un punto sudato. Onori al Sambiase, che se avesse vinto non avrebbe assolutamente rubato nulla. E niente, continuiamo, siamo ancora lì, è un campionato equilibratissimo, una classifica corta, e insomma cercheremo di dire la nostra e di evitare prestazioni di questo tipo. Con noi mister Danilo Fanello, tecnico del Sambiase. Dopo la partita un po' rocambolesca, insomma, anche alla fine pure un po' polemica, espulso anche per protestare per un rigore, No, magari no, ti devo correggere. abbiamo, non so, l'avevo visto dopo Ti devo la barra. correggere. Sono stato allontanato dalla panchina perché c'è una regola nuova che non sapevamo, o meglio, sapevamo, ma non così chiara. Se la panchina avversaria, diciamo, replica in maniera poco carina a una decisione arbitrale, protesta in maniera eccessiva, il responsabile della panchina è il mister. Purtroppo io ero l'unico calmo, ma dopo un rigore non dato, e purtroppo essendo responsabile della panchina vengo buttato fuori io. Un parere su questa partita, un commento, perché io non mi sento di dire nulla, ecco. Un commento, diciamo che torniamo a casa con un pareggio che ci avrebbe fatto piacere prima della partita, però dopo, visto l'andamento della gara, è un vero peccato, perché penso che si possa parlare di due punti persi, perché il Samba si meritava nettamente di vincere.